come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Se l'ho dato Gesù Cristo. Cari fratelli, celebriamo la 33ª domenica del tempo ordinario ed ascoltiamo il brano del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: avverrà come un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno, poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5 dicendo: «Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: «Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo Signore». Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra, ecco ciò che è tuo». Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti. Perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile? Inutile, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti». Ci troviamo anche qui dinanzi a una parabola assai interessante, pur impegnativa. San Francesco d'Assisi, cari fratelli, nell'ultimo periodo della sua vita disse ai suoi frati così: «Cominciamo, fratelli, a servire il Signore e Dio, perché finora abbiamo fatto poco o nessun profitto». Aveva una consapevolezza San Francesco di avere fatto poco nella sua vita, di aver risposto poco all'amore di Dio, di essersi impegnato poco, nonostante, ecco, sappiamo della sua santità. Se ad esempio per le vie delle popolazioni povere noi incontrassimo per strada Gesù, che cosa gli diremmo? E ciò che è successo è stata la domanda che Rolf Follerò, che è l'apostolo coraggioso dei lebbrosi, conosciamo tutti, è morto nel 1977, la domanda che Rolf Follerò fece al dottore Schweitzer, che è un medico insignito del premio Nobel per la pace, teologo e anche missionario luterano, è morto nel 1965. La domanda era questa: se dovesse lei incontrare Gesù per le strade polverose, povere, dell'Africa, dove era andato questo teologo, che cosa direbbe a Gesù? Sapete qual è stata la risposta? «Abbasserei la testa per la vergogna. Abbiamo fatto tanto poco,
di quello che Lui ci ha comandato. Aveva questa piena consapevolezza di non avere corrisposto, ma non solo lui, tutti noi, la Chiesa. Se incontrassimo oggi Gesù, che cosa gli diremmo? Dovremmo abbassarci tutti la testa. E il Vangelo ci parla propriamente di questo, la parabola dei talenti. Ci dice, ci rimprovera in questa terza figura a cui è stato affidato un talento, ci dice come noi viviamo la vita nella mediocrità. E lasciamoci quindi correggere dalla pagina di oggi. Come dobbiamo vivere nell'attesa del ritorno di Gesù? Il padrone consegna ai servi i suoi beni. Ricordiamocelo, è il capitale enorme di incalcolabile valore che Dio ci affida. Il talento all'epoca di Gesù equivaleva a milioni di euro di oggi. Ognuno di noi deve avere la consapevolezza di essere un investimento d'amore, un capitale preziosissimo. Ognuno di noi è il sogno di Dio. Ricordiamo una scena del film La strada di Federico Fellini. E lì a un certo punto spunta un personaggio, Gelsomina, una ragazza sfortunata, un po' minorata, che convida a un uomo del circo che ha incontrato per strada e convida la sua angoscia. Questa ragazza dice: io a che servo? Che ci sto a fare io? Sapete come ha risposto quell'uomo del circo? Con grande sapienza raccolse un sasso dalla strada, una pietra, e commentò: anche questo sasso, se c'è, serve a qualcosa. Ti sembra che tu non serva a niente? No, non è possibile. Tu servi a qualcosa. Tutti, cari fratelli, e ognuno, siamo un dono di Dio. Ogni persona è un dono, anche se è ammalato, anche se è apparentemente inutile. Tutto ciò che siamo e tutto ciò che abbiamo dobbiamo impiegarlo e metterlo a servizio dei fratelli, degli altri. Dobbiamo farlo diventare amore, cioè carità. Davanti a Dio porteremo solamente quello che abbiamo dato e non ciò che abbiamo accumulato. Gesù nel Vangelo elogia questi due servi che hanno impiegato i talenti ricevuti e li hanno fruttificato. Anche qui notate un altro particolare: a uno 5, a uno 2, a uno un solo talento. La diversità dei doni si sottolinea. Perché? Dio ama la fantasia con diversità di misura. Questa non è ingiustizia. Ognuno ha un suo compito, ognuno di noi ha una sua vocazione. Siamo unici, personali sono questi doni. Ognuno di noi è irrepetibile, ognuno però, e quindi tutti, a servizio degli altri. Mettere i doni a disposizione degli altri. Chi ha sotterrato il talento è l'uomo che rifiuta d'amare. Concludo con una espressione di Sant'Agostino che dice propriamente così: colui che ha la carità nel cuore
ha sempre qualcosa da donare agli altri. Chi ha la carità nel cuore ha qualcosa da poter donare sempre. Mi chiedo, questa è la nostra fotografia? Ricordiamoci che dobbiamo rendere a conto a Dio di quello che abbiamo fatto. Sia lodato Gesù Cristo. Nel tempio del mio sì.